Allora parliamo di università nella inchiesta che ci propone oggi la nostra Antonella Pallante, perché l'università rappresenta ancora un ascensore sociale, e cioè l'università è ancora il modo per cui riuscire a scalare le vette del successo, avere una formazione. Vediamolo, questo è il servizio che vi proponiamo oggi, Antonella Pallante. Non proseguirò gli studi, andrò quasi sicuramente a lavorare. Io vorrei terminare il quinto e cominciare dei corsi di pasticceria per diventare appunto pasticcera. Non sono molto portato per lo studio. Io forse proseguirò gli studi, per ora penso solo esco, faccio la maturità, lavoro, poi nel futuro qualche corso, sicuramente anche all'università. Io voglio fare medicina. Mi interessa molto per esempio medicina legale. Dopo il diploma ho intenzione di iscrivermi all'università, alla facoltà di giurisprudenza. Dopo gli studi vorrei fare l'università e vorrei iscrivermi alla facoltà di veterinario. Continuare a studiare o lavorare? Questo è il dilemma, una scelta difficile. Se i liceali hanno un po' il destino segnato, per chi esce da altri istituti la decisione è meno scontata. Secondo il 17° rapporto Alma Laurea sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati dal 2003 al 2013, il calo delle immatricolazioni è stato del 20%. A risentire del calo soprattutto gli atenei del sud, a resistere bene quelli del nord e per il centro quelli del Lazio. Riescono a mantenere dei saldi migratori positivi, cioè sono maggiori gli studenti che da fuori regione si immatricolano nel Lazio rispetto agli studenti laziali che vanno fuori dai confini regionali. Questo grazie anche al prestigio degli atenei laziali e anche all'incremento del numero delle università private che sono state fondate in questi ultimi anni, soprattutto nella capitale. Nonostante tutto, l'area medica e delle professioni sanitarie è sempre in testa, anche perché l'ultimo rapporto di Alma Laurea dimostra che l'area in cui ci si laurea di più, e poi il 97% dei laureati trova lavoro entro 5 anni. Poi c'è l'area di ingegneria e anche economia e statistica. Diciamo che sono un po' in calo altre aree, tipo quelle ovviamente della letteratura e delle lingue classiche, e quella ad esempio di giurisprudenza. Roma 3 ne ha risentito poco, anche perché l'anno che ci sono state meno immatricolazioni nelle lauree triennali ci abbiamo avuto un incremento sulle lauree magistrali. La tendenza è stabile, con una lieve flessione per quanto riguarda alcuni corsi di studio, per cui c'è il problema di trovare poi un lavoro futuro, tipo giurisprudenza, qualche piccola flessione sulla facoltà di scienze in generale, però diciamo grosso modo riusciamo a compensare con i trasferimenti anche da altre regioni. Qui questo calo viene recepito di meno, fortunatamente, e questo è merito anche della costanza e dell'impegno che mettiamo nell'offerta formativa. Registriamo però quest'anno con molto piacere un incremento delle iscrizioni nei corsi di ambito agrario e agroalimentare, e anche quelli di beni culturali, per cui abbiamo fatto una importante operazione di restyling e rilancio. E ritorniamo all'università. Sapete che c'è stato un calo del 20% delle iscrizioni nelle università laziali. Vediamo perché. Secondo il 17° rapporto Alma Laurea, solo 3 diciannovenni su 10 si immatricolano all'università. Non stupisce pertanto che l'Italia si trovi ancora agli ultimi posti per quota di laureati. L'obiettivo è di avere più laureati, non meno laureati. Oggi in Italia abbiamo la metà di quello che l'Europa ci richiede. In Europa l'obiettivo è di avere il 40% di laureati nei ragazzi fino a 35 anni. L'Italia oggi ne ha il 21, quindi la metà. Gli altri paesi sono sul 39, 40, 41, 42. Negli ultimi anni c'è stata una politica di delegittimazione degli studi universitari, e questo è sbagliato, perché oggi dimostrano tutti i dati di Alma Laurea, degli altri, cioè della possibilità di quello che noi chiamiamo il placement, il laureato magistrale, addirittura il dottore di ricerca trova più facilmente lavoro negli ultimi 2 anni, a 2 anni dalla laurea. Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici, tra le principali potremmo individuare la persistenza della crisi economica e quindi la situazione giovanile piuttosto negativa, la percezione che l'università non è più un ascensore sociale, il deterioramento degli sbocchi occupazionali dei laureati e in ultimo anche la riduzione degli investimenti nei
nel sistema dell'università e della ricerca che complessivamente hanno determinato un indebolimento, diciamo, del sistema università. Le università dunque si sono date da fare, ognuna attivando strumenti vari a partire dall'abbassamento delle tasse universitarie, che in media vanno dai 300 ai 2.900 euro all'anno. L'Italia si conferma al terzo posto in Europa per tasse universitarie più alte, sottolinea l'Unione degli Studenti Universitari, alla luce del rapporto National Student Fee 2015-2016 di Euridice. Secondo il rettore dell'Università Roma III, Mario Panizza, vuol dire che in Italia ancora non si riesce a investire adeguatamente sulla cultura e la ricerca. Anche l'indicatore della situazione economica equivalente, l'ISEE, determina un notevole numero di studenti privati di borse di studio o soggetti ad aumenti delle tasse universitarie. E così, in attesa di poter contare in futuro su più congrui fondi, ad esempio l'Università Roma III ha distribuito gli studenti in un maggior numero di fasce reddituali e anche gli altri atenei del Lazio si sono attivati. Ma gravare sugli studenti non sono solo le tasse. Una spesa importante è quella dell'alloggio e Roma è tra le città più care d'Italia, dove per una stanza si va dai 300 ai 550 euro, mentre per un monolocale non si spende meno di 650 euro. Per quanto riguarda gli alloggi, stiamo investendo il più possibile per costruire delle nuove residenze universitarie e speriamo anche che, perché no, le Olimpiadi romane ci diano un aiuto in questa direzione, anche perché si prospetta che il villaggio olimpico possa essere fatta a Tor Vergata. Abbiamo adesso fatto partire un primo lotto all'ex Regina Elena con oltre 300 posti per gli studenti, abbiamo acquisito una nuova area in via Osoppo e siamo in corso di convenzione con altre strutture proprio per offrire residenze a costo basso, ragionevole agli studenti che vengono a Roma. Altro fenomeno da contrastare è l'abbandono da parte degli studenti universitari. Abbiamo approvato lo statuto di due fondazioni. Una di queste è la Fondazione per la e-Education, che si fonda molto sull'e-learning. Recentemente stiamo realizzando degli strumenti molto innovativi di dialogo con gli studenti, delle app, a cui tra l'altro alla cui progettazione partecipano anche gli stessi studenti. Stiamo lavorando sull'innovazione delle metodologie didattiche, sulla internazionalizzazione dei corsi. Stiamo cercando di mettere a disposizione degli studenti in difficoltà dei tutor che possono seguirli più facilmente e capire dov'è la difficoltà. Abbandoni che possono derivare anche da una scelta sbagliata all'uscita delle scuole superiori, di cui l'attenzione che gli atenei stanno ponendo per contribuire a un corretto orientamento. Ma poi, una volta usciti dall'università con una laurea in mano, cosa succede in termini di placement? Quali settori che offrono maggiori opportunità? Sicuramente quello economico e degli studi aziendali è uno di quelli che tira sicuramente di più. Nel campo, il corso di laurea di architettura continua ad avere una grande richiesta. Quest'anno abbiamo attivato anche un corso di laurea un po' particolare, scienze e culture enogastronomiche. Abbiamo messo 50 posti a disposizione, dopo pochi giorni ce n'erano 221 che si erano prescritti e 200 avevano addirittura già pagato in anticipo per iscriversi a questo. Il settore ingegneristico, molto richiesto, quindi è ingegneria gestionale, il settore dell'economia naturalmente, non a caso la nostra laurea, tra l'altro in inglese, di Business and Management, è una di quelle più richieste ed è quella che ha avuto il doppio dell'iscrizione quest'anno. Quindi vuol dire che quel tipo di attività è molto interessante. Poi quello che le dicevo prima di chi sa fare qualcosa. Le faccio l'esempio solo della biologia. Noi quest'anno abbiamo assunto in uno spin-off dell'università, quindi un'impresa che è dentro di noi, 7 biologi a tempo indeterminato. Perché? Perché l'avevamo mandato in Cina a fare un percorso particolare per imparare tecniche che qui non si facevano. Nell'ambito della ricerca stiamo lavorando molto nei rapporti col territorio, a livello regionale soprattutto, per rafforzare il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di start-up e spin-off innovativi per i quali la nostra università, devo dire, veramente, pur di dimensioni più piccole rispetto ad altri atenei, va molto bene perché riesce a fare proposte sempre molto innovative ed efficaci. Il problema non è tanto quale facoltà di più o di meno, ma è proprio di aumentare il numero di laureati. Una società complessa, in un mondo globalizzato, ha bisogno di cittadini preparati, che siano non solo preparati come professionisti, ma anche, come una buona università deve fare, cresciuti come uomini e come cittadini. Questo è l'impegno che abbiamo come università.